Assessore Masci, oggi il primo incontro con gli enti locali, un incontro propedeutico alla prima conferenza permanente regioni enti locali. Cosa è emerso? Intanto un incontro molto positivo, ci sono state molte riflessioni, una condivisione generale dei problemi che oggi emergono in una regione che ha una situazione di crisi profonda, ma dalla quale dobbiamo uscire con uno sforzo comune, ed è questo, credo, l'elemento significativo della conferenza e dell'incontro di oggi, perché tutti i partecipanti sono convinti che sia necessario condividere progetti di rilancio della nostra regione. C'è la voglia di lavorare su questi progetti e da parte della regione sicuramente la volontà di rendere partecipi tutti i soggetti che sul territorio ci sono. Abbiamo parlato di comunità montane, di unioni di comuni, abbiamo evidenziato la necessità accorpare soggetti istituzionali per fornire servizi alla collettività nella maniera migliore a costi più bassi, e questo è il progetto che noi porteremo avanti in questa legislatura: un impianto istituzionale nuovo, più adeguato alle esigenze del territorio, più moderno, che elimini le situazioni burocratiche che oggi bloccano lo sviluppo del nostro territorio. Le risorse sono quelle che sono piuttosto limitate. Diciamo, lei nella veste di assessore al bilancio, insomma, ha anche un ruolo particolarmente scomodo. Sì, ma oggi c'è una consapevolezza di fondo, che c'è la necessità di cambiare totalmente l'impostazione. Oggi è necessario verificare i progetti e dare i fondi per i progetti che servono al nostro territorio. È finito il discorso degli stanziamenti per assegnazione di fondi a pioggia. Oggi dobbiamo essere responsabili con una politica di rigore e nello stesso tempo di sviluppo, tant'è che andremo a rivedere le varie società di partecipate dalla regione, le agenzie, le aziende, perché oggi è necessario razionalizzare il discorso amministrativo. Ecco, lei intanto per iniziare ha proposto l'attivazione di un tavolo per condividere le scelte importanti. Ma sì, anche a livello nazionale c'è questo impianto istituzionale molto positivo del confronto costante fra le regioni e il governo centrale. Da quel confronto escono fuori le leggi, esce fuori il substrato politico costituzionale del nostro paese. Ecco, un progetto del genere credo sia importante portarlo a livello locale per condividere tutte le scelte che questa regione e questo territorio dovrà fare.